Quanti di voi hanno desiderato guidare un trattore? Però purtroppo non tutti sono in grado di guidare un trattore, ma adesso esiste la guida automatica. Questo vuol dire che il trattore guida da solo. Come? Ce lo spiegherà Andrea. Voilà Andrea. Ciao. Allora Andrea, quindi sì. Il trattore andrà da solo. Il trattore si guida da solo. Anzi, non si guida, va da solo. Va da solo. Noi non lo guidiamo più. Non lo guardiamo e basta. Non lo guardiamo. No, beh, dobbiamo stare sopra comunque perché le svolte le faremo noi. Però la linea A e B, la linea dritta, la segue da solo. Linea dritta, linea curva, fa poi tutto da solo. Anche la linea curva gira. Lo vedremo dopo. Gira. Gira. Cioè, spiegami come si monta. E quello che stanno facendo là dietro adesso. Là, che c'è là. Il trattore aperto. Allora, si monta questa ghiera qua. Che è una cremagliera. Ok. Si vede. Ok. Dove appunto il motore farà presa per fare. Si monta al volante. Si monta al volante, si monta senza togliere il volante, quindi non c'è rischio di intaccare omologazioni, cose particolari, se poi ci ferma la polizia un casino. con questo tipo di guida automatica non c'è quel rischio, perché okay. È tutto omologato. Si apre, ci sono due viti qua, si apre, okay. Si divide, quindi si infila nel piantone dello sterzo, si mette su con il suo spessore. Questo qua viene messo sotto al volante. Ok. Viene tenuto. Tengo io. Ok. Viene tenuto al volante con uno che si mette sopra, che può essere o specifica per ogni trattore, specifica nel senso che ha già i rialzi delle razze. Che ok. Così si incastra così, sostanzialmente. Così, facciamolo vedere. Ok. Oppure. Oppure ne possiamo mettere una generica che è totalmente piatta. Sempre così. Ci abbiamo viti, tutto, ci abbiamo. Si imbullona giù alla ghiera, le due si aggrappano uno con l'altro e viene tenuto tutto insieme. Questo, quindi, questo malloppo qua è quello che sarà montato sempre sul trattore, anche quando il motore non c'è. Anche quando io guido in manuale, senza motore, senza display, senza niente, questo rimane fisso. Però chi è che fa gestire il motore, tutto quanto, il motore lo vediamo per ultimo. Chi è che fa girare tutto insieme? Vediamo il cervello, perché se uno non ha abbastanza cervello per guidare il trattore, adesso c'è il cervello tecnologico, ovviamente. Esatto, eccolo qua. Ta-dam! La centralina. Ecco, questo è il cervello. Nuova, presentata Ma quest'anno. Ma va che bello! Presentata quest'anno. La centralina va fissata sul trattore, di solito la mettiamo nei piedi. Cioè, ai piedi? Sì, ai piedi del sedile. Ok, ok. Perché lei deve sempre stare piatta, in questo modo qua. Poi, come ruotata, è indifferente. Però deve stare però deve in piano. Stare piatto. Quindi quando poi andremo a tararlo, che lo vediamo dopo, in sostanza tariamo lei, questa qua. Beh, gli ha dato del lei, una femmina. Centralina, è una lei, vedi. Ok. Le donne hanno il cervello migliore. Va bene. Abbiamo i connettori. Uno andrà al display. Te lo facciamo vedere. Uno andrà al display. E uno invece andrà al motore. Il motore. Che è maschio e che viene guidato da... Siamo Mario che è passato. Il motore è maschio e viene guidato da... Dal cervello femmina. Dal cervello femmina. Questo è il motore. Questo qua è il motore che si applica al volante. Come facilissimo perché ha un sganci rapido. Come un lucchetto. Esatto. A braille se lo facciamo vedere. Un secondo. Io. Ok. Apriamo. Questa okay. qua è fissata sul volante. Qua c'è. Si andrà a incastrare qua. E voilà. Wow. Ok, quindi questa qua interna sarà fatta girare dal motore. Come fa il motore a far girare questa ghiera? Perché all'interno appunto c'è il motorino che si aggrappa sulla cremagliera, che è questa qua. Questo motorino qua. Fallo vedere pure da vicino. Questa così la bianca. Esatto, quello lì fa girare, okay. Si aggrappa
a quella ghiera di ferro, okay, e fa ruotare il volante. Okay. Il tutto noi lo comandiamo, come abbiamo visto prima, dal display. Questo qua è un display da 8 pollici che ci permette di fare un sacco di cose, come anche la guida automatica, che dopo andremo a vedere. Adesso stiamo finendo di montarlo, come vedete. Lassù c'è l'antenna, che comunque ci dà la posizione, un'antenna con una precisione di... questa qua 10-15 centimetri. Va bene. Non ci perdiamo non in ci dettagli. Perdiamo. Anche perché io sono curioso di andare a vedere come fa a guidare da solo. Adesso tempo. E finché non lo vedo non ci credo. Rimarrai stupito. Va bene, andiamo allora. Ciao. Il tecnico fa la taratura. Cioè la taratura consiste nel girare su se stesso. Robe da tecnici. Dillo tutto. Tarare, dillo. Tarare l'on track 3. Io sono su questo comodissimo sedile del Deutz 5120. Allora, se sei alto 1,20 m è comodo. Se sei alto 1,70 m come me, cioè un po' meno, cioè non so se mi si vede, però guarda dove ho la testa. Cioè vabbè, va bene che è un campo abbastanza. Va bene, piano, sì, non è che il trattore è fatto per andare in giro a fare le vasche su e giù per Milano, Via, allora, vediamo questo trattore sì, parte da solo? Sì, va bene. Vediamo. Allora, ok. Allora, noi, se gli fai vedere qua il monitor, abbiamo già fatto l'allineamento, punto A e punto B. Vuol dire che abbiamo premuto il punto A all'inizio del campo, il punto B alla fine, e lui ci ha tirato tutte le nostre parallele che vediamo qua. Da adesso in poi il trattore può guidare da solo. Quindi inseriamo la marcia. Ok. Partiamo. Piano piano sono abbatti la testa. Gli diamo un po' di gas. Vedete che comunque siamo fuori già dalla linea di un 30-40 centimetri, ma noi attiviamo la guida. Aspetta, ma dai. E lui ci tiene sulla nostra linea ideale. Guardalo! Un trattore fantasma! Adesso abbiamo impostato la linea dritta, però ci fa seguire anche delle linee curve. Adesso noi siamo arrivati in fondo al campo, cosa facciamo? Partiamo, attenzione, andiamo a prendere l'altro allineamento, il trattore con la freccettina lì, ok, l'ha selezionato, gli facciamo concludere la svolta, un po' di buchi, attenzione, con la precisione di un centimetro adesso, 0, 1, 7, dipende. Quando prende i buchi esce un attimino, poi si riprende subito. È parecchio veloce questo qua nuovo, come si vede. Stiamo andando, aspetta che non si vede. Velocità, il buco, attenzione, velocità siamo 4 km orari. Ok. Possiamo, ma sulle alte velocità non ha problemi, lo tiene fino ai 30 km orari, quindi possiamo anche aumentare un pelino. Se io avessi un palo davanti a me, stacco, lo evito, e per tornare sulla linea basta premere il tasto. Sta andando da solo. Facciamo una linea curva. Come facciamo una linea curva? Adesso lui ci sta segnando una linea curva, quindi tutti i movimenti che noi facciamo col trattore lui ce li farà ripetere. Quindi adesso facciamo finta che il campo sia storto. Ah, stiamo registrando praticamente? No. Adesso stiamo registrando la linea. Ah, ok. Quindi è come se stessimo facendo il bordo del campo. La prima passata uno la fa sempre in manuale, tanto hai l'argine da seguire. E quindi facciamo finta di andare un po' a zonzo così. Vediamo un po'. Ah, ha già imparato? Ha già imparato. Più bravo di me. La stessa identica strada che abbiamo fatto prima. Ma dai, che è quella segnata. Che è quella segnata qua.
Questa qua è la principale che ho fatto da noi, di lato ci sono quelle che dobbiamo andare a prendere, che sono le altre passate. Adesso ci ha impostato una larghezza di 15 metri casuale. Dice che sei capace a guidare un trattore così. Vorrei mica farmi provare. Certo. Ok. Ok. Adesso stai guidando te. Schiaccia il volantino sul monte. Schiaccia il volantino? Schiaccia. Oddio! Dove va? Ci sta facendo seguire la linea curva di prima. Ma troppo. Dai! No! Come sono brava! Vedi? Guarda, con la precisione di 8, 9, 7. Cioè, posso guardarmi le unghie? Sì. Possiamo chiacchierare. Prendere un aperitivo. Farmi un selfie, aspetta. Posso farmi un selfie? Sta andando da solo, cioè io non sto facendo niente! Ma guarda che figata! Siamo finiti anche abbiamo dentro fatto... un fosso, Ed è uscito, fantastico! Cioè, anche se sbaglio, lui mi corregge! Siamo finiti per sbaglio in un fosso, però siamo riusciti a saltare fuori in modo automatico. Magnifico! Adesso stiamo andando di nuovo nella prima linea curva che abbiamo fatto. E lui, infatti, vedete che ruota, perché in realtà ci sta tenendo. Vedono me. Ma si vede il volantino che gira, vedi? Ah, sì, tac. Va bene, bellissimo. Le razze passano, quindi. Ci fermiamo adesso. Hai paura? No. Vai, schiaccia la frizione. Oh, che figata. Okay. Togli la marcia. Va bene. Vai, torna pure tu. Andrea, Ciao. Ci ha spiegato la guida automatica. Se avete altre domande, scrivete sotto nei commenti. E arriva un altro rispondiamo. Arriva Andrea a rispondere. Grazie Andrea. Prego. Hai guidato un trattore anche. Per aver permesso al trattore di guidare me. Okay. È vero. E dobbiamo dire una cosa però, perché ci sarà il 27-28 il 27 e il 28 febbraio e il 1 marzo, sì, a Vercelli, a Caresana Blot, la fiera in campo 2015. E lì ci sarà questo trattore lì. Quindi il Deutz con la guida automatica da provare per chiunque voglia venire. Quindi a provarlo. Chiunque è curioso, interessato, vuole venire a criticare, a dire la sua, esatto, e provare, venga a Vercelli. Che cos'è l'EIMA? Che cos'è il SIMA? Confronto da fiera in campo. Viene a Vercelli il 27, le prove saranno sabato e domenica, quindi 28. Il 28 e il 1 marzo ci sono le prove in campo e lì potrete provare. Questa guida automatica. Chicca che ci sarà anche la fiera in campo, botte da diserbo, pneumatica, Isobas a 19 sezioni. Ragazzi. Poi faremo magari il video. Vi aspettiamo lì. Ciao. Ciao.